Ciao ragazzi, io sono Red e oggi aia mi si sono incastrato, mi si è... c'è un problema. No, ti sei... mascherina.exe ha smesso di funzionare. Mascherina. Quindi siamo qui perché? Perché oggi si parla di LoWa, di scarponi, di come potete migliorare il vostro gameplay nella vita vera, nel software, tramite una semplice scarpa. Sigla che poi partiamo. Prima di partire con la recensione, però, patch del giorno. Quest'oggi è questa, che qualche simpaticone ha pensato di mandarci senza preoccuparsi del fatto che è un tema abbastanza scottante, quindi non me la metterò, ma la passerò alla mia valletta che se la attaccherà addosso e la porterà. Ce l'ha mandata Giorgio, che non ha voluto includere il cognome e neanche il suo Instagram. In ogni caso noi lo ringraziamo e continua a seguirci e mettere like ai nostri video. Dobbiamo spingere sul borderline. Io adesso infilo il pelo qua dentro. Bene, finito con la patch del giorno. Sì, la luce come vedete purtroppo sta cambiando, perché passa da scuro a sole, scuro a sole, scuro a sole. Quindi non è che stiamo facendo dei giochi strani, la vostra vista non vi inganna. Quindi parliamo di LoWa oggi. Cosa sono i LoWa? Beh, sono i migliori scarponi da camminata e da soft air a questo punto che ci sono in commercio. Parere ovviamente personale, non mi venite a dire ma c'è quel tipo di scarpone fatto dai pakistani sul monte Kusna che praticamente quando te lo metti ti mette le ali ai piedi tipo Apollo. Non me ne frega un cazzo. Si scherza, ovviamente ci piace sentire i vostri commenti, scriveteli qua sotto sempre e comunque. Quindi partiamo col snocciolare perché penso che questi siano gli scarponi migliori sia per il soft air ma anche per le camminate in montagna, due cose di cui sono estremamente esperto. So che potrebbe sembrare un video strano, ma partirò con descrivervi i tre motivi per cui penso che questo sia lo scarpone definitivo. Poi dopo vi parlerò un pochino delle caratteristiche, quelle robe che fregano meno. Prima caratteristica più importante, che è per me fondamentale sia quando devo giocare a soft air sia quando devo andare a camminare in montagna, è la comodità. Tendenzialmente vedo un sacco di ragazzi che vengono a giocare con gli anfibi, come cazzo si chiamano, i Dr. Martens, che vengono a giocare con i Dr. Martens o con degli scarponi di dubbio gusto o con addirittura delle scarpe da ginnastica, cosa più sbagliata che potete fare, e che si lamentano poi a fine partita che gli si stacca la suola, che la scarpa si è bagnata, che gli fa male la schiena, eccetera eccetera eccetera. Queste sono cose però che potrete dimenticare nel momento nel quale andrete ad utilizzare questo scarpone, per il semplice fatto che non solo è estremamente comodo all'interno, più comodo della maggior parte degli scarponi che ho utilizzato durante la mia vita, e ho fatto lo scout per 16 anni, quindi di camminate in montagna ne ho fatte, di scarponi ne ho macinati veramente tanto. Questi sono gli unici che hanno una comodità interna che vi avvolge il piede completamente e vi permette soprattutto di essere sostenuti. Cosa vuol dire sostenuti? Beh, che quando andrete a stringere lo scarpone rimarrete in piedi in maniera molto comoda, vi tiene, vi fascia per bene la caviglia, quindi niente storte, niente dolore ai piedi, e potete essere tranquilli nel camminare. Tra l'altro previene anche tutta una serie di botte e vi protegge il piede grazie alla gommatura tutto intorno LoWa, che quindi fa in modo che il vostro piede sia protetto nonostante non abbiano nessun elemento in ferro all'interno, quindi niente punta in ferro, niente soletta sottostante al piede in ferro, appunto. Seconda caratteristica estremamente importante è la idrorepellenza della scarpa, che si va poi dopo a tradurre anche con quanta semplicità andrete a pulirla o farà appunto schifo nel tempo. Grazie alla sua pelle scamosciata sopra, infatti la scarpa è estremamente idrorepellente. Questo vi permette quindi di avere uno scarpone che nel tempo non si va ad usurare, diventa marcio sostanzialmente, e che soprattutto quando lo dovete andare a pulire, beh, non vi tocca bestemmiare in 15 lingue diverse. Molto spesso io non li pulisco nemmeno, perché arrivo a casa, prendo la gomma, gli sciacquo dandomela letteralmente sui piedi e vengono puliti. A proposito sempre di questa pulizia, anche la suola è stata fatta non solo molto intelligentemente, in quanto vi conferisce estrema aderenza sia su terreno fangoso o comunque sterrato che su asfalto, sono molto comodi per entrambe le situazioni, quindi si prestano bene insomma a tutti i terreni. Ma oltre a questo c'è anche la possibilità di pulirli in maniera molto più semplice, in quanto i tacchetti e la spaziatura tra di essi è più semplice da sbattere, quindi pulire, e non trattiene la terra come altri scarponi che quando dovete cavarla via vi tocca sbatterli fuori dalla finestra per 15 minuti ininterrotti e poi dopo sono ancora sporchi. Se uniamo al fatto che con la protezione Gore-Tex, che si dice Gore-Tex, non Gore-Tex, Gore-Tex, Gore-Tex. Se uniamo quindi la protezione Gore-Tex unita al fatto che la pelle scamosciata abbia un trattamento idrorepellente, questo vi permetterà di andare a immergere il piede completamente in qualunque tipo di liquido, a parte l'acido. Sì, non ha resistenza agli agenti corrosivi, se ve lo state chiedendo, perché mi dicono dalla regia che è un parametro, quindi
No, se ci versate sopra l'acido siete fottuti. Fin quando non immergerete oltre questo bordino qua, l'acqua non entrerà, nemmeno se ce la sputate sopra. Tra l'altro io personalmente ho scelto quelli con il collo alto perché sono veramente dei carri armati, ragazzi. Cioè non entra l'acqua neanche se sta venendo giù il temporale divino di Mosè. Temporale divino di Mosè. Eh? E lo è, Mosè. Mosè è quello col bastone. E non è quello dell'arca. Vabbè, pioveva in entrambi i casi. In uno pioveva fuoco, nell'altro sì, le mie conoscenze bibliche sono un pochino traballanti. Ultimo punto, che per me è uno dei più importanti su questo scarpone, è il suo perfetto connubio tra comodità e versatilità. Ovvero, questo è uno di quegli scarponi che voi lo tenete indosso 8, 12, 14 ore e non lo sentite. A differenza della stragrande maggioranza dei suoi concorrenti, che una volta che li avete indosso da tanto vi vengono a fare male i piedi, vengono le vesciche, eccetera, eccetera, eccetera. Questo scarpone no. Questo no! Perché anche nel design questo scarpone si differenzia, non solo perché esteticamente a me per esempio piace molto, soprattutto, continuo a farvelo vedere perché è il mio preferito, il modello a collo alto, ma perché rimane comunque abbastanza in mezzo tra uno scarpone militare un po' troppo incazzato e uno scarpone da montagna, che per me è fenomenale. Vi giuro, il design di questo scarpone è uno dei più belli che io abbia mai avuto, sia per come è fatto in punta che per il collo, e non mi sto a dilungare troppo. Provate a pensare quanto camminate nella vostra giornata media e quanto è importante essere comodi con una scarpa che non vi dia problemi. Vi assicuro che vi cambia la vita. Questo è il motivo per cui andate a spendere un sacco di soldi in scarpe da ginnastica comode per andare a correre e non vi mettete le ciabatte Birkenstock della nonna. L'unico piccolo lato negativo è che la suola non ha il trattamento antiscivolo, quindi con i Lowa un pochino si scivola. Se beccate quel muschio tutto bagnato o quel fango veramente slittoso, per quanto ovviamente non è una scarpa da ginnastica con la suola piatta, un pochino andrete a scivolare. Questo è un problema che può essere facilmente ovviato stando leggermente più attenti, in quanto sulla maggior parte dei terreni questo scarpone è fenomenale e soprattutto perfetto, gustoso. Adesso limono lo scarpone. Due parole sul modello di questo scarpone che io adoro. Se potessi lo sposerei, andremmo in vacanza insieme e faremmo tanti figli a forma di scarpone, quindi delle piccole Italie. Questo modello per me è perfetto per il soft air per due motivi principali. Uno è lo stile, che fa molto scarpone un pochino più alto, un pochino più aggressivo, un pochino più militaresco, se vogliamo. Ma soprattutto per la protezione della caviglia estrema. Questo modello infatti, come potete vedere, è estremamente alto. Vi permette di infilarci bene i pantaloni dentro senza che vi esca un lembo o il resto, e soprattutto vi tiene la caviglia e tutto il corpo dritti. Vi sostiene molto, vi facilita quindi nello stare in piedi per molte ore, magari col fucile in mano che pende in avanti, e quindi lo scarpone vi sostiene in questo movimento in avanti, ed è generalmente per me il modello definitivo di scarpone, ed è una di quelle cifre che voi spendete e poi dopo non le spendete più, in quanto, cioè, io i miei li ho praticamente demoliti perché li ho portati attraverso qualunque tipo di situazione e sono nuovi. Intonsi, immacolati come la Vergine Maria. Chissà se si può dire. Dobbiamo spingere sul borderline. Io adesso infilo il qua dentro. Io adesso me lo Si scherza ovviamente, tutto giovialità. Sto fai un personaggio per il video, ragazzi, un personaggio. Parliamo dei colori. Sono presenti in tutti i vostri colori preferiti. Il nero, che a sto giro lo mettiamo per primo, così non ci sono problemi. Il coyote, guardatelo com'è Willy. Hai capito? Perché Willy il coyote. Poi abbiamo il verde foglia, che ovviamente è Ranger Green, ragazzi, bellissimo, gustoso. E questo nuovo coyote, un pochino più scuro, che a me fa cacare, però rispetto a chi può piacere. A me non piace, devo dire che mi piace, devo mentire. Dove siamo, il grande fratello? Si vede che sei daltonico. Vogliono solo veder bruciare il mondo. A Wargasm piace un sacco e adesso glielo tiro. Dofra! Quindi in conclusione, io non vi voglio star qua a fare un altro pippone su sto scarpone, vi ho detto tutto quello che vi volevo dire. Vi consiglio davvero, ma davvero davvero, di venirli a provare. Anche io ero molto scettico all'inizio perché ho detto vabbè, ma io gli scarponi ne ho macinati 40.000, cosa vuoi che abbiano questi in più? E effettivamente quando li ho cominciati a usare ho scoperto un nuovo mondo, anche dal punto di vista delle performance all'interno del mondo del soft air. Mi sono trovato veramente molto meglio, essenziale. Quindi qui da Red è effettivamente tutto, vi ricordo di dare un'occhiata in descrizione, trovate i link di tutti i prodotti di cui ho parlato e anche di altri, ma soprattutto, importante, seguiteci su Instagram, venite a vedere le nostre pagine Instagram, carichiamo una marea di contenuti interessanti, prodotti per il soft air. Vi piace il soft air? Iscrivetevi ai canali, dai! Yeah. Qui da Red è tutto, noi ci vediamo sabato con Pillole di Soft Air, stay angry! Niente violenza sui Wargasm, sono persone sensibili che vanno aiutate.